Scoppia un incendio alla Profilas di Fano, nessun ferito e pochi danni a reparto Rottami. Una colonna di fumo si è alzata su Bellocchi, ma non ci sarebbero danni ambientali. Covid, 6 decessi in un giorno e recovery in discesa nelle Marche. Basso anche il numero dei contagi. A Pesaro al via lo screening nelle scuole superiori, 7 alunni positivi al test. Decine di medici e infermieri hanno risposto all'appello del dottor Valeri, tutti pronti a scendere in campo nei punti vaccinali di Fossombrone e Colli al Metauro. Bigiotteria, articoli per la casa e mascherine pericolose per la salute, maxi sequestro a Fano della Guardia di Finanza, multe fino a 25.000 euro. I manichini seduti ai tavoli come protesta contro le chiusure, la trovata originale di un ristoratore di Marotta che con una messa in scena provoca le istituzioni. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In apertura l'incendio divampato in un capannone dell'azienda Profiglas a Bellocchi di Fano. Non si registrano feriti e nonostante la colonna di fumo visibile a distanza di chilometri, secondo gli esperti non ci sarebbero danni ambientali. Filippo Pucci. Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio intorno alle 14 all'interno di un capannone della Profiglas a Bellocchi di Fano. In pochi minuti si è alzata in cielo un'alta colonna di fumo visibile a distanza di chilometri, persino ad Orciano, nel comune di Terre Roveresche. Per fortuna nessuno è rimasto ferito né intossicato nel rogo divampato nell'area adibita alla lavorazione del materiale di risulta dell'azienda leader nella lavorazione di alluminio di alta qualità. Il personale è stato allontanato dal luogo interessato e fondamentale è stato l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Fano e di Pesaro, intervenuti con 8 mezzi. Poco dopo sono arrivati anche in supporto i colleghi di Ancona. Le indagini ora sono affidate ai carabinieri di Fano, comandati da Massimiliano Papale. Dai primi accertamenti è emerso che l'origine del rogo è del tutto accidentale, forse causato da una scintilla o dal malfunzionamento di una pressa o di un saldatore. La struttura non ha riportato danni particolari ed è stata dichiarata agibile dai pompieri. Infatti è andato distrutto soltanto del materiale di scarto e le fiamme hanno provocato l'innerimento di alcune pareti. L'azienda invece ha spento momentaneamente i macchinari in via del tutto precauzionale. Giusto il tempo di ripristinare le situazioni logistiche e di sicurezza prima di rimettere in funzione l'intera filiera. Sul posto anche il commissariato e la polizia locale di Fano. I vigili urbani hanno bloccato gli ingressi della ditta, impedendo gli accessi agli esterni per permettere così le operazioni di soccorso e di spegnimento. Sì. L'assessore comunale, Barbara Brunori, fa sapere che come ufficio ambiente è stata allertata l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Inoltre sono state effettuate nell'immediato delle verifiche anche alla centralina che monitora la qualità dell'aria attivata in via Filippini, dalla quale però non risultano tracce di inquinamento. Come abbiamo appreso dell'incendio ci siamo recati subito sul posto, non ci sono feriti, la situazione è sotto controllo, l'incendio è naturalmente rientrato. Abbiamo parlato con i titolari dell'azienda e ancora non si capiscono bene le cause, appunto faranno adesso un incontro con chi lavorava in quel posto per capire meglio tutti i dettagli. E sono intervenuti i vigili del fuoco da più parti, la municipale, non è stato necessario l'intervento della protezione civile, per cui non c'è niente da allarmarsi. Abbiamo anche chiamato ARPAM per ulteriori verifiche, ma al momento diciamo che è tutto sotto controllo. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 3.000 prodotti pericolosi per la salute in 6 negozi di Fano. I particolari nel servizio di Letizia Marchionni. Dopo il sequestro effettuato durante le festività natalizie e ad inizio anno di circa 30.000 articoli, la Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino ha continuato l'intensificazione delle attività di controllo economico del territorio, volte alla tutela del consumatore. Le fiamme gialle, infatti, nell'ambito di ispezioni eseguite in 6 diversi esercizi commerciali di Fano, hanno sequestrato oltre 3.300 prodotti costituiti da bigiotteria, accessori
accessori di moda, articoli per la casa ed anche da mascherine FFP2, tutti non conformi alla normativa in materia di sicurezza e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Gli articoli sono stati sequestrati e ritirati dal mercato dalla Guardia di Finanza ed i relativi responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio per la definizione delle sanzioni amministrative contestate, che prevedono pene pecuniarie anche fino a 25.800 euro. E adesso il Covid. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono morte 6 persone con il coronavirus. Le vittime di età compresa tra i 69 e i 92 anni erano alle prese con patologie pregresse. Nessun decesso nella provincia pesarese. Invece i nuovi positivi sono 222, il numero più alto di casi a livello provinciale. Si registra a Pesaro Urbino, seguita da Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Fermo. In forte calo i ricoveri negli ospedali, dove ci sono 22 pazienti in meno rispetto a ieri, di cui 20 nei reparti non intensivi. I degenti in terapia intensiva scendono a 127, mentre rimane invariato il dato dei pazienti in semi-intensiva ad oggi 199. E oggi il commissario per l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, ha telefonato al presidente delle Marche, Acquaroli, per complimentarsi del risultato raggiunto nella categoria over 80, per la quale la regione ha quasi concluso la somministrazione della prima dose. Mi ha chiesto, ha detto il governatore, di ringraziare il Servizio Salute e l'assessore per l'impegno e mi ha chiesto di estendere a tutti gli operatori, alle aziende sanitarie e ai medici di medicina generale il suo ringraziamento. Un messaggio fondamentale in questo momento, ha concluso Acquaroli, per continuare su questa strada nonostante i mille problemi e la stanchezza. In tanti hanno risposto all'appello lanciato sui social dal dottore Fabrizio Valeri, che sta cercando infermieri per organizzare 2 nuovi punti vaccinali. Come coordinatore dell'equipe territoriale da Lucrezia a Fossombrone sto organizzando 2 punti vaccinali a Calcinelli di Colli al Metauro e a Fossombrone. Inizia così l'appello lanciato su Facebook dal dottor Fabrizio Valeri, che in poco tempo ha innescato un tam-tam sui social e non solo. L'ASUR ha spiegato nel post pubblicato nel suo profilo: non hai fondi per fornirci personale infermieristico e amministrativi, nemmeno l'ASUR ne ha la responsabilità e anzi, assicura Valeri, cercano di aiutarci come possono. Non voglio far polemica, sto solo cercando infermieri pensionati o che fuori orario di lavoro volontariamente, gratuitamente, diano una mano ai medici di medicina generale a vaccinare. È l'unico modo per uscire da questo incubo. E nel giro di pochi giorni decine di persone si sono fatte avanti dando la propria disponibilità e c'è chi, come il consiglio di amministrazione di articolo 32 Ollus, ha messo a disposizione i locali a Ponte degli Alberi. Una struttura già allestita e idonea anche sotto il profilo della sicurezza dei pazienti, vista la presenza di un defibrillatore e dispositivi di emergenza. L'uso della struttura, fanno sapere, sarà gratuito e il personale sarà retribuito direttamente dalla cooperativa sociale. Mi hanno sorpreso molto perché ho avuto tantissime persone che si sono proprio poste a disposizione, da infermieri in pensione, medici in pensione, infermieri che lavorano, anche semplici persone amministrative che sanno un po' di computer per scaricare no, tutto quello che è la modulistica per la prenotazione. Insomma, io da questo punto di vista sono rimasto molto molto soddisfatto. Il problema adesso è organizzare, perché poi ci sono anche i comuni che mi aiutano molto, perché è inutile dire che il comune di Colli al Metauro, il comune di Fossombrone, nella persona dei sindaci o dei facenti funzioni, e anche Lucrezia inizialmente, ma poi un tantino quella un po' sfumata, però insomma anche il vice sindaco di Cartoceto mi aveva contattato. Ecco, ho visto che c'è anche da parte delle amministrazioni pubbliche un grande aiuto, una grande predisposizione per far partire, perché il vaccino, come tu sai, è l'unica cosa, è l'unico modo per uscire da questa pandemia. Certo. Perché altrimenti non riusciamo. E oggi pomeriggio Valeri, come presidente regionale dello SNAMI, il Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani, ha partecipato ad una riunione che si è tenuta in via telematica con i vertici della sanità regionale. Durante il confronto è stato fatto il punto anche sui vaccini a domicilio, per i quali è emersa una criticità, visto che le equipe territoriali fanno difficoltà a gestire le somministrazioni a causa della mancata adesione di molti medici di base. E quindi ci vediamo costretti, insomma, ad andare anche a fare i medici i pazienti di altri medici. Allora abbiamo chiesto aiuto alle varie
vari medici che sono sul territorio, quindi neolaureati, quindi gente che ancora non ha una diciamo, convenzione stabile con l'ASO. E fino adesso lì c'è stato un po' di guai, nel senso che l'ASO non ha accettato molto questa presenza perché non sapevano, avevano un contratto, non si sapeva come gestire. Sembra che oggi, insomma, con l'aiuto dell'assessore e della dottoressa Di Furia, dottoressa Storti, forse siamo arrivati al modo di coinvolgere fattivamente tutta questa potenzialità di medici che sono sul territorio e quindi finire rapidamente i over 80 a domicilio e non i fragili a domicilio. Quando noi abbiamo fatto tutta questa categoria, già abbiamo messo molto al riparo i più fragili dalla potenzialità di questo maledetto virus. Alla conclusione che faranno in modo di poter fare vaccinare e farci aiutare in maniera giusta, perché devono essere remunerati questi ragazzi, non è che possono lavorare gratuitamente. Essere coperti da quello che è l'ASUR e con un incarico, e quindi faremo velocemente quello che c'è rimasto da fare. E intanto a Pesaro proseguono i tamponi agli studenti. Oggi è stata la volta delle superiori. 7 alunni sono risultati positivi ai test. L'operazione Scuole Sicure è ripartita negli istituti superiori. C'è grande entusiasmo e sensibilità da parte dei ragazzi e dei genitori, ha commentato l'assessore alla coesione Mila Della Dora durante il sopralluogo di questa mattina al Bramante. La buona affluenza ci fa ben sperare. Dopo lo screening nelle scuole medie della scorsa settimana, per la terza volta il comune di Pesaro torna negli istituti superiori per monitorare gli studenti e garantire loro un rientro in classe in sicurezza. Come sappiamo, i ragazzi fino ai 16 anni sono esclusi dalla campagna di vaccinazione e dai 17 lo faranno probabilmente in estate. Per questo, spiega Della Dora, i tamponi sono l'unico modo per consentire di concludere l'anno scolastico in sicurezza. Su 870 tamponi fatti, 7 studenti sono risultati positivi. Verranno subito sottoposti al molecolare, così che in meno di 24 ore avranno la conferma o meno della loro positività. Un ulteriore controllo per accorciare i tempi, ha proseguito l'assessore, dare più certezza alle famiglie, ma anche limitare disagi e stati d'ansia provocati dalle lunghe quarantene e da questo anno di pandemia. E sempre a Pesaro c'è una deroga per l'accensione dei termosifoni fino al 25 aprile. Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci. Nei prossimi giorni, si legge nell'ordinanza firmata dal primo cittadino, è prevista una situazione meteorologica varia. Già in queste ore le temperature stanno subendo un forte calo e per questo l'amministrazione ha deciso di estendere l'attivazione degli impianti di riscaldamento appunto fino al 25 aprile. I termosifoni potranno essere accesi per un massimo di 6 ore, frazionabili in due o più sezioni di tempo nell'arco della giornata. Ricordiamo, si legge ancora, di rispettare comunque l'obbligo previsto per legge di non superare i 20 gradi centigradi. Altra giornata di proteste in tutta Italia contro le decisioni adottate dal governo. Oggi alla mobilitazione che si è svolta a Roma c'erano anche gli associati e il portavoce Fanese di Ristoro Italia, Lorenzo Vedovi. Allora sentiamo un estratto del suo intervento. Sono stufo da anni perché, tra l'altro, lo dico per un dato di cronaca: 10 anni fa circa fui quel ristoratore che mise nel mio ristorante in campagna vicino Urbino un cartello dove vietavo l'ingresso a tutti i politici. Io ho strappato le tessere di associazione, non era ammissibile 10 anni fa. Adesso la pandemia ha fatto ribaltare il vaso di Pandora. Allora io mi dico: siamo diversi e non siamo tutti uguali. Bene. Riusciamo a capire che qui bisogna uscire dal mood di pensare chi è più figo o chi un giornalista l'altro ieri mi ha detto: ti voglio far parlare a livello nazionale, quanti influencer fai? Scusate, te li devi f*** gli influencer. Io ho i clienti, ho i dipendenti, ho mio figlio. Non mi interessano gli influencer, sia chiaro, se ripartiremo ce l'auguriamo. Ma abbiamo idea di quale catastrofe? Purtroppo io non sono un pessimista, ma ci aspetta? Allora io pretenderei, e io ci ritorno, di essere qui anche domani, dopodomani, fra una settimana, e diventare in questa piazza in 100.000! 100.000! Grazie! Grazie! Allora.
E c'è stato anche un colloquio con i deputati Alessia Morani, Martina Nardi e Deborah Serracchiani. Un incontro efficace, ci hanno fatto sapere, che getta le basi di un rapporto di crescita nei riguardi delle necessità del mondo turistico Horeca. Saranno condivise strategie e condizioni conoscitive di quelli che sono i programmi di governo nella fase attuale e poi in quelle successive. Ha suscitato curiosità invece a Marotta l'idea originale di un ristoratore che ha posizionato dei manichini nel locale al posto dei clienti, una forma alternativa di protesta sempre contro le chiusure imposte dal governo. Sembra un locale aperto e affollato, con gente in piedi e seduta ai tavoli. Invece è tutta una finzione. Il ristorante Vecchia Osteria di Marotta ha voluto provocare così le istituzioni, mettendo in scena una normale serata all'interno del locale con l'aiuto dei manichini. In Italia sono centinaia gli imprenditori che hanno sfidato il DPCM e aperto le proprie attività per protesta anche a cena, rischiando multe o addirittura la chiusura. Ma c'è anche chi ha fatto di più in maniera diversa, che ha voluto dimostrare in modo insolito e bizzarro che nonostante il periodo di difficoltà e la necessità di lavorare, la categoria è sempre pronta a rimboccarsi le maniche e a ripartire. Simone, una trovata originale come forma di protesta silenziosa. Quando ha posizionato questi clienti modello nel suo ristorante? Allora, tutto è nato il pomeriggio del 30 marzo, e perché poi mi è venuto in mente che il giorno dopo sarebbe stato, da lì sarebbe stato il 1 aprile, quindi doveva essere all'inizio uno scherzo. Poi io ho detto, cavolo, questa è una bella forma di protesta, perché comunque non è così dissidente e rimane silenziosa, però sicuramente si farà notare, specialmente la notte, che abbiamo deciso di lasciare le luci accese. E ha suscitato curiosità anche nei suoi concittadini? Allora, ha suscitato molta curiosità, l'ho fatta uscire sulla mia pagina Facebook e abbiamo avuto un sacco di like, quindi anche un sacco di complimenti. Questa cosa mi ha fatto molto piacere. Qual è il messaggio che vuole lanciare con questa forma di protesta? Il messaggio è che siamo veramente stanchi di non poter fare il nostro lavoro, di avere i nostri locali vuoti, oltre a tutta la situazione economica che lasciamo perdere, che ovviamente è un disastro, però non tocchiamo quella parte lì, e che non ne possiamo più di stare a casa. Abbiamo bisogno di lavorare, ma bisogno di stare con i nostri clienti, perché c'è proprio bisogno. Non si può fare questo lavoro e non avere i clienti, un rapporto con i clienti, a parte il sacchettino d'asporto che lascia un po' il tempo che trova, insomma. Simone, infatti, come tanti colleghi, continua a lavorare con l'asporto e le consegne a domicilio, ma anche così, ci ha raccontato, è dura arrivare alla fine del mese. Qualche piccolo sostegno è arrivato dal governo con 9.000 euro in un anno, una cifra comunque non sufficiente a coprire le perdite. Avete quantificato le perdite? Allora, sinceramente, più o meno sì, sono dei numeri molto... molto importanti, non ho quantificato la cifra ben precisa perché non voglio starci male, quindi non so dare una cifra ben precisa, ma comunque molto molto è alta la perdita. Crede che riuscirete ad aprire prima della fine del mese? Non lo so, si parlano di queste aperture, però secondo me il 1 maggio ce lo faranno saltare sicuramente. La mia paura è che salti anche il 2 giugno, che poi è un bel ponte, ovviamente per non aver troppa gente in giro, probabilmente faranno, però non lo so. Per quanto tempo lascerà ancora i manichini? Beh, li lasceremo ancora per un po', perché abbiamo bisogno di compagnia, quindi un pochino li lasceremo, che sono al bancone, quindi adesso noi lavoriamo nella parte dentro, ovviamente la veranda è chiusa, quindi non si può accedere, li lasciamo da soli di qua, però almeno ci fanno un po' di compagnia. E adesso parliamo di sicurezza stradale, perché questa mattina l'assessore alla polizia locale del comune di Fano, Sara Cucchiarini, insieme alla comandante dei vigili urbani Annarita Montagna, ma c'era anche l'ufficiale Perleoni, hanno effettuato dei sopralluoghi sulle strade più trafficate della città, in particolare a Sant'Orso, Rosciano e Metauriglia. L'assessore ha annunciato che a breve verranno installati dei dissuasori di velocità e autovelox. Tra poco trasmetteremo una nuova puntata di Guarda chi c'è, condotta da Paolo Notari, protagonisti il teatro e la cultura con Gilberto Santini. Vi ricordo anche il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, 338-4968-250, e un ringraziamento va anche come sempre ai reporter di strada che anche oggi ci hanno inviato decine di foto e di video. Buona serata a tutti, arrivederci.